Mario Contino, c'è un fatto, un evento che ha cambiato la tua vita? Sì, c'è un evento che ha cambiato la mia vita. Una decina di anni fa, forse qualcosa in più, ho deciso di trasformare quelle che erano le mie passioni per lo studio delle leggende, del folklore, e delle storie sul paranormale, in una mia personale ricerca. Quindi diciamo che sono uscito fuori dal guscio, ho affrontato anche quello che era ed è ancora il pregiudizio verso tutte queste materie legate in qualche modo al paranormale, pregiudizio anche giustificato dalla presenza di numerosi ciarlatani che purtroppo, come in ogni campo della nostra società, impergano. E quindi ho deciso di pubblicare i miei primi libri, di pubblicare le mie prime ricerche, di muovermi sul campo, di esplorare in prima persona, diciamo, questi luoghi oggetto, di queste leggende, quindi oggetto di presunti fenomeni paranormali, e poi tramite anche mezzi di informazione di massa, quindi giornali, social network e quant'altro, divulgare queste che erano quelle che sono state le mie esperienze personali con gli studi. Quindi questo sicuramente ha cambiato la mia vita, perché da quel momento in poi il mondo ha cominciato a conoscere Mario Contino sotto un'altra luce. Che anno era quando hai cominciato con questa attività? Erano in realtà gli anni 2000 quando ho cominciato, poi nel 2013 diciamo sono uscito proprio allo scoperto fondando il mio primo team di ricerca che all'epoca si chiamava ancora Ghost Hunters Puglia, quindi utilizzavo ancora il nome Ghost Hunters perché credevo insomma che potesse essere interpretato nel modo giusto. Poi ho notato che comunque veniva frainteso perché molti gruppi di Ghost Hunters operavano in maniera completamente fuori dalle righe e quindi ho cambiato e ho cominciato proprio a lavorare autonomamente, a muovermi autonomamente e ho eliminato del tutto la parola Ghost Hunters da quella che è la mia ricerca. Eravamo visti in modo ironico, oltretutto poi alcuni ragazzi si dichiaravano Ghost Hunters, copiavano un po' quelli che erano i Ghost Hunters americani, quindi le prime trasmissioni televisive che venivano fuori su questo argomento, e operavano in maniera completamente fuori da ogni razionalità, brandendo questi strumenti come se fossero appunto dei rilevatori di spettri, di fantasmi, cosa assolutamente impossibile, falsa, perché chiaramente ogni strumento che noi utilizziamo deve essere usato nel rispetto dello scopo per il quale è stato utilizzato. Quindi un rilevatore di campi elettromagnetici rileva campi elettromagnetici, non rileva fantasmi e così via. Quindi questo, diciamo, modo errato di operare di questi gruppi aveva delle ripercussioni negative anche su di noi che utilizzavamo lo stesso prefisso Ghost Hunters, prima del nome, per cui abbiamo deciso di eliminarlo. Diciamo, la vostra figura in qualche modo era deprezzata, no? Era sminuita come figura professionale, come figura di ricerca, anche perché hai sempre parlato di anomalie, non è mai, non hai, vedo nelle varie interviste, sui vari giornali, ho letto che hai avuto collaborazioni con la RAI, sei stato in vari programmi televisivi, non hai mai parlato di spettri, fantasmi, oppure ombre, eccetera, eccetera, con non so, morti, tra virgolette, persone decedute che sono riemerse in vita, sono riapparse. Non avete mai parlato di questo? No, personalmente non ho mai parlato di questa cosa, anzi, ogni volta, anche quando sono stato invitato magari in determinate trasmissioni televisive, ho dovuto anche in diretta dire attenzione, io non posso affermare che qui si manifesti un fantasma di Tizio e Caio per due semplici motivi. Primo, non so cosa sia un fantasma, cioè io da ricercatore posso soltanto affermare forse esiste una manifestazione anomala che comunque deve essere registrata. Perché se si manifesta, quindi se, come dice la leggenda, riesce a muovere la bottiglia o a far cadere il quadro, qualcosa si muove e dal punto di vista biofisico deve poter essere registrata. E in secondo luogo, ammesso che questa cosa avvenga, non credo che mi mostri il suo codice fiscale, quindi come farei io a dire il fantasma di Tizio e Caio? Quindi è una cosa veramente fuori dalle righe. Io mi muovo come osservatore. Quindi io cerco di registrare nell'arco temporale in cui opero in un determinato luogo, eventuali manifestazioni anomale. Anomale proprio perché
ragionalmente non dovrebbero sussistere, non dovrebbero verificarsi. Se dovessero verificarsi, cosa molto molto rara, registro queste manifestazioni e poi sarà la scienza eventualmente ad occuparsene e a definirle in qualche modo. Potrebbe anche definirle come il fantasma di Zerkaio, ma non spetta a Mario Contino, spetta a chi di competenza. Mario, hai parlato di anomalie, quindi non spettri, non fantasmi. Sei venuto anche a Manfredonia, a Palazzo San Domenico. Dovevi venire anche, dovevate venire col gruppo anche al castello di Manfredonia, Sbevo Angioino Aragonese. Ma c'erano dei lavori, se non sbaglio, al tempo che non hanno consentito questa cosa. Quali sono state le anomalie, ovvero voto, suoni più importanti nell'ambito della vostra attività decennale? Come dicevo poc'anzi, sono veramente in numero esiguo rispetto alla grande mole di indagini che abbiamo fatto. E questo è interessante perché molti gruppi, soprattutto sui social network, riescono a pubblicare fatti anomali, anche più volte al giorno, per cui, qualche dubbio bisognerebbe, porselo. Comunque, tornando alla tua interessante domanda, al castello di Monte Sant'Angelo ricordo bene di aver registrato nell'ala delle prigioni intorno ai 60 Hz, quindi frequenze relativamente basse, due voci apparentemente femminili. Una diceva, diciamo, sembrava pronunciare la parola 87 e l'altra sembrava pronunciare la parola non voglio morire. Ora, io non posso escludere che queste due voci registrate siano il frutto di interferenza radiofonica, ad esempio, perché può succedere. Non esiste un meccanismo per isolare completamente un castello dalle frequenze radiofoniche, è impossibile. Però, diciamo, le ho reputate interessanti perché possono essere contestualizzate. Quindi, teoricamente, vicino a delle prigioni, poi al castello di Monte Sant'Angelo c'era un meccanismo per il quale venivano buttati giù, si fratturavano e poi morivano tra dolci sofferenze, quindi è abbastanza plausibile. E anche in quel caso io non ho detto di aver registrato la voce di un fantasma, bensì due voci anomale, che apparentemente sembravano pronunciare quello. E poi l'altra cosa strana mi è successa nel castello di Monopoli, castello di Carlo V di Monopoli, nel quale in realtà non ho registrato qualcosa strumentalmente, ma diciamo ho avuto un graffio sulla schiena, un lungo graffio, che è venuto fuori improvvisamente, mentre io insistevo magari con una presunta entità in qualche modo senziente, ed è scomparso altrettanto rapidamente. E diciamo tutti quelli che erano lì, tra cui anche il professore Cosimo Lamanna, che è uno storico locale, allora Cosimo Lamanna, professor Cosimo Lamanna, che era è ancora uno storico locale guida turistica, perché io poi comunque chiamo sempre dei professionisti in grado anche di darci delle delucidazioni sul luogo, ha potuto fotografare e poi registrare anche la scomparsa. Grazie. Non lo so, sappiamo che esistono dei fenomeni psicosomatici in grado di dare quelle sensazioni, però insomma l'arco temporale in cui è successo è troppo ravvicinato e abbastanza anomalo. Mario, invece io ti chiedo, cosa fai oggi? So che sei soprattutto uno studioso di folklore nazionale, internazionale, di tradizioni, sei originario di Agropoli, di Salerno, del Salernitano. Quindi cosa fai oggi? Se sei soddisfatto di quello che fai? Allora, sono soddisfatto di quello che faccio, sono soddisfatto soprattutto di essermi allontanato da tutta quella filosofia basata sulla spettacolarizzazione della ricerca, quindi non sulla verità intrinseca che ogni ricercatore dovrebbe appunto ricercare, perché questo è lo scopo del ricercatore, quindi è studiare e raggiungere la genesi della leggenda, la genesi del folklore, e quindi di essermi allontanato dallo spettacolo inteso proprio come banalizzazione del tutto. Sono soddisfatto di questo. Oggi mi occupo anche di folklore e soprattutto di folklore perché le antiche tradizioni, le antiche leggende sui folletti, sui demoni, sui fantasmi, possono essere viste come un'enorme mole, di materiale informativo tramandato nel corso dei secoli in maniera allegorica, in maniera romanzata,
però comunque è un punto di vista. Ogni leggenda che si distingue dalla favola o dalla fiaba nasconde un punto di verità. Faccio un esempio molto basilare, ma credo abbastanza significativo. Il castello di Trani conserva la leggenda di Armida, questa donna morta nella torre del castello, che storicamente non esiste. Però esiste la leggenda di Sifridina, che era una contessa morta nella torre del castello, poiché comunque era accusata di cospirazione. Ecco, magari nel corso dei secoli questa storia trapelata è stata tramandata come leggenda di Armida. Ecco, io faccio questo. E queste leggende vengono dimenticate. Perché vengono dimenticate? Perché vengono banalizzate da ricercatori da strapazzo. Io cerco invece di tramandarla in maniera seria, e questo lo faccio con il folklore non solo italiano ma anche internazionale. Adesso invece come vedi la tua vita in avanti e le tue prossime attività in futuro? Guardando la tua vita da 10 anni, 20 anni, 30 anni. La vedo con curiosità, nel senso io non mi sono una persona che ha molti interessi in realtà, per cui potrei anche decidere di fare tutt'altro, non mi pongo dei limiti. Se devo pensare alla mia ricerca, sicuramente ci saranno altri libri, alcuni dei quali già in stesura, quindi in fase di pubblicazione, e spero vivamente in una maggiore collaborazione dal punto di vista appunto dei mass media, quindi dei giornali, delle televisioni, per poter finalmente far capire agli italiani che il folklore non ha nulla a che vedere con la spettacolarizzazione becera che fanno alcuni ricercatori, per non parlare poi dei sin troppi truffatori che fanno di questa materia addirittura qualcosa della quale discutere nei tribunali, per quello che mi riguarda, perché ce ne sono tanti di truffatori, che tu ne sappia, li conosci? Ci sono tanti truffatori e tanti soprattutto poi si entra nel mondo settario e abbiamo visto le cronache degli ultimi giorni cosa ci hanno purtroppo raccontato. Per cui questa filosofia va combattuta in ogni modo e io credo che quando dei ricercatori decidano di mostrarsi in maniera seria e mostrare la ricerca seria, mettono, diciamo, un filtro fra i pagliacci e gli studiosi, e quindi si possa veramente raggiungere un equilibrio e si possa insegnare anche a discernere comunque le persone da seguire. D'accordo. Allora Mario, ti ringraziamo, grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a voi, grazie mille.